Bentornate sul canale. Un saluto a tutte e a tutti. La domanda di oggi sarà la seguente: cos'è che lui o lei provava quando eravamo assieme? E cercheremo poi di indagare che cosa è successo ed eventuali sviluppi futuri. Quindi noi diamo per scontato una separazione, se non una separazione definitiva, magari comunque un momento di silenzio, magari una persona che avete incontrato una sola volta, di cui poi non avete più avuto notizia, oppure magari si tratta di un vostro ex, di una storia chiusa male, chiusa di comune accordo, non lo sappiamo. Questo dovete chiarire voi dentro il vostro cuore, la vostra mente, qual è la situazione. Visualizzate la persona a cui state pensando e scegliete una delle tre varianti, l'arancione, l'azzurra o la variante gialla. E se avete bisogno di qualche minuto in più, come diciamo sempre, stoppate pure il video. Io vi ringrazio per i commenti e per le email ricevute e vi invito sempre ad iscrivervi al canale ed a spuntare la campanella in modo da ricevere in maniera tempestiva tutti gli aggiornamenti. Direi di cominciare. Iniziamo con la variante arancione. Ecco qui il nostro cubetto ben visibile. Vediamo un po'. Cos'è che questa persona provava nel momento in cui eravate assieme? Allora, credo che qui ci sia stata una separazione. Probabilmente dovuta a un suo allontanamento. Potrebbe anche non avervi dato alcuna spiegazione, soprattutto è probabile che lui non abbia voluto o lei sentire alcuna, non abbia voluto ascoltarvi, non abbia voluto sentire nulla da voi, e neppure rispondere alle domande che sicuramente vi avete posto. Credo che il comportamento sia stato repentino, repentino per quanto riguarda il fatto, nei vostri confronti, ma non dentro di sé, perché dentro di sé questa persona aveva già deciso di allontanarsi, però per questa prima variante abbiamo sicuramente a che fare con una persona molto molto problematica. Potrebbe essere una persona che segue un percorso psicologico, non lo so, qui mi dovete dare conferma voi. Ha un profondissimo malessere interiore. Io qui focalizzo un uomo, però è ovvio, se siete uomini e state seguendo questo video ed avete pensato ad una donna, è una donna molto molto rigida ed è una donna che nell'apparenza ha uno spiccato carattere maschile, ma per carattere intendo non solo il comportamento, ma proprio l'atteggiamento esteriore, i modi di fare, ma anche un po' nell'abbigliamento. C'è la classica ragazza che potrebbe vestire casual piuttosto che con i tacchi, la gonna o un vestitino. Per quanto riguarda l'uomo, questo è un uomo che parla poco. Se lo avete avvicinato e avete modo di condividere con lui delle emozioni e dei sentimenti, lo avete indirettamente spaventato, perché questa è una persona che i sentimenti li ha seppelliti completamente sotto strati, strati, strati di apparenza. Però dobbiamo capire perché, perché detta così non abbiamo una vera e propria motivazione. È una persona molto tormentata. Ed è tormentata probabilmente da qualcosa accaduto nel suo passato, quindi il problema non siete voi. I sentimenti che provava assieme a voi sono stati i sentimenti di non voler ascoltare, probabilmente non voler ascoltare il proprio cuore. Questo era quello che lui si provava in quel momento. Quindi in tutti i modi ha cercato di mettere a tacere ciò che voi probabilmente avete fatto sorgere nel suo cuore. Voi siete stati un seme in questa terra. In questo uomo di terra siete stati un seme che ha iniziato a far sbocciare, a illuminare la sua vita. Ma lui questa cosa non l'ha accettata. Si è spaventato e sicuramente si è allontanato e non vi ha dato spiegazioni. Ma vediamo un pochino cosa potrebbe essere accaduto. Cerchiamo di chiarire un po'. Sì, vi ha lasciato nell'attesa. Lui se n'è andato e non vi ha detto nulla. Quindi voi non avete neanche idea di come comportarvi in questo momento e siete anche un pochino arrabbiate. Vedete? La solitudine. Lui ha scelto di allontanarsi, ma questa è una persona che emana
una forte sensazione di solitudine, soprattutto lui tende indirettamente e volontariamente a fare vuoto intorno a sé, le persone si allontanano, infatti anche voi siete sì in attesa, ma non tanto preoccupate, cioè a livello empatico, non siete afflitte, voi siete arrabbiate nei suoi confronti. Perché sicuramente tra di voi comunque qualcosa è accaduto di positivo. È che lui è rimasto destabilizzato da questo accadimento. Probabilmente l'unica cosa che potrebbe avervi detto è restiamo amici. Ma alla fine non l'ha fatto, è uscito fuori di scena e vi ha lasciato appunto nell'attesa. Siete qui ad aspettarlo, ma la storia alle spalle, quello che è accaduto alle spalle, e voi guardate nella direzione, in entrambe, anche se siete in attesa, in direzione del futuro. Io credo che in realtà per voi questo incontro sia stato sì importante, ma avete la forza di andare oltre, perché probabilmente tra i due, anche se non è stato forse evidente, ma quello che è rimasto scottato è lui, cioè quello che ha provato sentimenti più forti senza nulla togliere i vostri, è lui. Potrebbe anche essere stato solamente un incontro fisico, quindi magari una frequentazione, amicizia, intraprendenza, vi siete trovati, una persona magari quando non deve prendere impegni importanti può anche apparire come una persona molto socievole, però poi all'atto pratico, quando ho sentito la vostra energia, quando le vostre anime si sono incontrate, e lui è tornato, è risprofondato nel suo abisso. Vediamo un po' come potrebbe evolvere la situazione, o come dovrebbe quantomeno evolvere. Ma sì. Allora, questa persona deve trovare la forza di affrontare la vita. Percorrere il rischio positivo di incontrare l'amore. Guardate qui, questi sono mazzetti differenti, ma guardate come sono simili queste carte, anche nella gradazione dei colori, vedete? E com'è più leggera questa? Le mani strette intorno alla testa, le mani aperte all'accoglienza, le mani chiuse all'esclusione, aperte all'accoglienza e all'incontro. Ci si fonde assieme in una sorta di infinito, ma si resta distinti. Ognuno mantiene la propria individualità. Qui questi colori tutti confusi, sia i belli e brutti nel senso quelli più leggeri e quelli più pesanti. Invece guardate qui che ordine. E poi sono le stesse tonalità, è una cosa molto singolare, molto bella questa carta. Lui quindi deve accettare, queste sono le carte del Transurfing. Non so se avete letto libri di Zeland. Comunque, non vorrei aver pronunciato male il cognome. Comunque, si trova in libreria molto famoso e ve li consiglio perché i libri sono interessantissimi e le carte sono veramente profonde e fonte di ispirazione. Al di là del fatto di leggerle o interpretarle, anche semplicemente così da guardare, fanno secondo me molto bene all'anima. Quindi, per intenzione esterna si intende appunto il contesto. Il contesto, cioè quello verso il quale, ciò verso cui l'anima di questa persona deve tendere e dovrebbe tendere per sbloccare la sua situazione, è l'amore, la ricerca dell'amore, il dare fiducia, non aver paura di annullarsi. E il problema è che il trauma che questa persona porta dentro di sé è cosa vecchia, cosa antica. Quindi due sono le possibilità. O voi accettate i tempi di questa persona se ritenete che questo incontro è stato per voi importante e lo aiutate, aiutate questa persona piano piano a superare le sue paure per venirvi incontro. Se voi gli porgete la mano e restate a fianco a lui, andando al suo ritmo, andando assieme, riuscirete comunque a sbloccarlo perché pian piano tutto ciò che era pesante per lui, la riduzione dell'importanza, intenzione interna, l'intenzione esterna era il contesto, l'intenzione interna è ciò che pensa, prova e vorrebbe la sua anima, andrà ad alleggerirsi, vedete il soffione? Come questa persona,
Con molta tranquillità, vedi dei colori anche molto più leggeri, c'è una grande differenza con la carta di prima. Dall'oppressione iniziale al tendere comunque la mano e lo sguardo verso il futuro, vedete, rivolto al passato e rivolto al futuro. Un futuro dove c'è qualcosa di vivo, un albero. E gli alberi, si sa, sono delle entità molto pazienti. Pensate semplicemente al fatto che tutta la loro vita si svolge radicati a terra, eppure quando vedete un albero in salute, voi la sentite la forza che emana, la vita che emana. Con soffio leggero, se voi avrete la pazienza di stare accanto a questa persona e di aiutare questa persona, pian piano si libererà da tutti i pesi che porta dentro di sé. E questi sono i pesi dell'anima, il soffione qui sta a indicare l'anima. Ma sarà lui e deve essere lui a fare questo percorso, cioè in questa situazione voi non dovete fare nulla per lui, dovete solo rimanere accanto a questa persona se lo sentite e lo desiderate. In questo momento lui è come, perché lui ha combattuto, si è allontanato, non vi ha dato spiegazioni, è spaventatissimo, ma lui vorrebbe venire da voi, perché e questa è una conferma anche, sicuramente c'è stato, tra di voi c'è stato un forte contatto, una forte sintonia sessuale fisica, voi gli avete dato un calore che lo sta bruciando, all'inizio si è sentito scottare e si è allontanato. Ora si trova in bilico tra quello che vorrebbe e quello che lui sa fare, perché certe cose a livello di sentimenti lui non le sa ancora fare ed è per questo che ha bisogno di voi. Dovete aiutarlo a maturare, a prendere coscienza delle sue risorse, delle sue potenzialità. Dovete aiutarlo ad avere la calma di sedersi e riflettere su questa situazione. E quello, ripeto, che potete fare voi è semplicemente stare accanto a questa persona. Perché quello che lui ha provato, questa carta che sembra molto molto pesante, dire che quando era con voi ha provato questo, sembra quasi dire una cosa negativa. Invece no, voi lo avete, sembra, vi fa pensare a una sorta tipo di gigante addormentato da secoli, come nelle favole, nella terra che si sveglia all'improvviso. Ecco, voi avete risvegliato la sua anima, i suoi sentimenti e la sua interiorità, solo che lui l'aveva veramente seppellita sotto strati e strati e strati e strati di corazza e di difesa. E non è stato un risveglio nell'immediato piacevole, molto difficoltoso. E quindi sta a voi ragazzi decidere se lo volete contattare, se la volete contattare o meglio aspettare. E questo è quanto ci dice la variante arancione. Passiamo ad un'altra variante, la variante azzurra. Eccola qui, cubetto azzurro. Cosa ha provato questa persona? Cosa provava quando era con voi? Oh, questa persona si sentiva totalmente realizzata. Voi eravate per lui il suo sole e lui si rispecchiava in voi. Vi potreste essere incontrati, non lo so, proviamo a dare un elemento un po' specifico, potrei sbagliare. Potrebbe essere accaduto che il vostro incontro si sia svolto d'estate, in vacanza. Forse vi siete incontrati in una città dove c'è dell'acqua, possono essere laghi, fiumi o mare, non lo so. Non vi conoscevate prima e con questa persona c'è stata una frequentazione, costante nell'arco di tempo in cui vi siete visti, quindi probabilmente una vacanza o comunque un periodo, diciamo, lontano da quello che è il contesto vostro abituale. E l'incontro è stato favorito anche da un clima di tranquillità, serenità, magari era un periodo di ferie o comunque non avevate il peso dello stress quotidiano. Poi c'è stato l'allontanamento, probabilmente vi sentite ancora con questa persona tramite social, però forse vivete in città e contesti distanti, ecco perché non vi frequentate fisicamente nel quotidiano. Con questa persona c'è un buon rapporto. Vediamo cosa è accaduto. Una persona molto buona, una persona di carattere molto dolce ed è una persona che vale tanto ma non lo dà vedere, sia come inclinazione, come sentimenti, come modo di fare, che proprio come figura magari professionale o anche a livello economico. Questa è una di quelle persone che ha tanto, vale tanto ma non lo fa assolutamente pesare sugli altri.
una persona che si preoccupa per gli altri, dà tutto di sé. Anche se vi conosce da poco, lui è predisposto e per inclinazione è portato a prendersi carico delle problematiche di chi incontra. È una persona che soffre per le difficoltà altrui. Poi datemi conferma voi se la persona che avete incontrato, uomo o donna che sia, risponde a questa descrizione. E probabilmente è una persona che vi ha anche aiutato, se non in maniera pratica, vi ha aiutato nel periodo in cui vi siete frequentati a livello emotivo e psicologico. Sì, c'è stato l'allontanamento, vi faccio vedere. Questa carta lo conferma. Non è stata una rottura tragica, non c'è stato un motivo negativo, un litigio, no, no, semplicemente un ritorno verso casa, si torna indietro. Indietro, non nel tempo, ma indietro a livello proprio fisico di posto. Si torna verso casa. E questo è stato il motivo per cui vi siete allontanati e non siete vicini adesso. È stato sì un incontro legato al passato. In realtà lui è in attesa di vostre notizie. Tra il passato e il futuro, però le notizie non sono arrivate. È probabile che voi non l'abbiate contattato, ma se avete i recapiti, lo avete come amico su Facebook, avete WhatsApp, qualsiasi cosa, e sentite il bisogno di risentire, cioè perché magari non avete più parlato con questa persona, o proprio rivedere questa persona, secondo le carte, questa eventualità è favorita e ben voluta dal destino. Qui non è che è scoppiato un grande amore, però si è creata un'affinità molto forte. Mentre prima c'è stato sicuramente un incontro passionale, qui potrebbe anche essere rimasto un po' così, sullo scherzo, sull'ammiccamento, sul flirt. E magari è rimasto un discorso in sospeso. Questo discorso in sospeso che rimane in sospeso proprio perché c'è stato questo ritorno a casa. Vediamo un po' come potrebbero essere. Come potrebbe essere il futuro? Guardate che cosa meravigliosa. Ora voglio dire, poi sembra che le carte veramente vogliono parlare in maniera chiarissima. Cioè, ritorno indietro con il desiderio di rivedersi. E il consultante che aspetta. Quindi interiormente voi la volete rivedere questa persona. E uno dei consigli che le carte danno, il fuoco anche. Il sentimento, il boomerang. Cosa fa il boomerang? Voi lo lanciate e torna da voi, però dovete saperlo lanciare bene. Quindi probabilmente voi non l'avete ancora contattato perché non sapete come contattarlo, cioè quale, non dico scusa, ma quale motivazione addurre per entrare in contatto con lui. Ma sappiate una cosa, che se prendete bene la mira, calibrate il tiro e diciamo riuscite a inquadrare bene qual è la questione, la vostra richiesta tornerà indietro da voi. Quindi probabilmente poi sarà lui a muoversi verso di voi. Lui vi ha idealizzato, sì. Vi ha idealizzato. Allora, però c'è una cosa. Probabilmente anche questa persona sta pensando a voi. Io non so se tipo lui. Vi ha cercato così di estorcere informazioni, tipo che fai, sei fidanzata, cos'hai, magari voi avete un impegno, quindi state con una persona, però non l'avete voluto chiarire, avete voluto lasciare la situazione un po' in sospeso per non lasciare il vecchio contesto, però per lasciarvi aperta la porta per una nuova possibilità, perché magari la vecchia situazione ormai è caduta nell'abitudine o semplicemente perché sentite di volervi comportare così. Probabilmente potrebbe anche essere accaduto che lui vi ha tipo chiesto un numero di telefono o il contatto e voi gliel'avete negato, oppure con una scusa o un'altra non gliel'avete dato. E lui questa cosa l'ha accusata negativamente, cioè dentro di lui è stata una sconfitta. Quella persona ricca e prodiga di doni verso gli altri è come se si fosse ritrovata all'improvviso così, è come se si fosse percepita così. E il cuore l'ha chiuso, come se si fosse sentito brutto, piccolo e nudo, non voluto. Questa è una sensazione che lui potrebbe aver provato. Ed è un peccato, perché allora potrebbe anche essere accaduto che il giorno dei saluti magari non vi siete neanche visti. Lui vi attendeva e voi non siete andati, però questa cosa gli ha fatto molto male, perché lui vi ha idealizzato.
E forse voi vi siete comportati in maniera fredda come questa statua. Cioè, bella, lì, presente, tutto, ma alla fine altera, ma una statua fredda, morta. Qui c'è lui che non si dà spiegazione di questo comportamento. Vedete, e viene confermato il fatto che è come se si fosse sentito comunque nudo, privato del suo valore e della sua dignità di uomo in questo caso. Vedete? Io non lo so. Le carte fanno pensare a questo. E quindi l'unica cosa che potete fare è cercare voi di contattare questa persona. Infatti anche l'altra carta ci parla non della persona di cui chiediamo, ma proprio del consultante. Dovete tendere voi la mano a questa persona. Però se lo farete in modo sincero e perché poi tra l'altro provate questo desiderio, ripeto, le carte confermano che la situazione ritornerà da voi in maniera positiva. Vedete anche la ruota. La situazione è una situazione, un momento di stallo. Dovete essere voi, in questo caso voi, perché le carte consigliano a voi di agire, a dare movimento a questa ruota, a rimettere quindi in movimento la situazione. E qui dovete però fare chiarezza dentro di voi e decidere. Però vi posso dare un consiglio, poiché dalle carte comunque traspare che questa persona interiormente sta soffrendo per il modo in cui ha inteso e recepito il vostro comportamento e magari voi non lo avete neanche fatto apposta e non era vostra intenzione quella di dare questa sofferenza e la sua trasformazione è stata da questo volto a questo volto, anche se magari non volete ricominciare una relazione, non volete cominciare una relazione o una frequentazione, però un saluto, un chiarimento, se non vi costa nulla e se non vi crea problemi, datela a questa persona. Perché lo merita, perché è una bella anima e perché anche si è sempre posto nei vostri confronti in maniera sincera. Poi il mio è così un consiglio, oh, non è che dovete fare quello che vi dico io. Però se io fossi nella sua situazione, provate a mettervi nei panni dell'altro, almeno metterei in pace il cuore, quieterei l'animo. Soprattutto se poi non vi ho mai chiesto nulla, se lui non vi ha mai chiesto nulla, almeno gli si restituirebbe la tranquillità interiormente. Perché è una persona insicura. Passiamo alla terza variante, quella gialla. Per la terza variante, allora, questa persona, quando era con voi, provava dei sentimenti di profonda sofferenza. Forse abbiamo a che fare con una persona che non sta bene, che ha una malattia. Ora, nell'interattivo la domanda è generica. Normalmente noi ci riferiamo a un compagno, una compagna o comunque qualcuno con cui può esserci stato un interesse di tipo, diciamo, amoroso, sentimentale. Però a volte, perché poi le carte sanno loro cosa ci vogliono dire e perché se siete capitati su questo video e avete scelto questa variante molto particolare già dall'inizio, c'è un messaggio sicuramente. Potrebbe anche trattarsi magari di un figlio, di una madre, di un'amica, di un conoscente. Questa persona non è stata bene e non so neanche se in realtà questa persona abbia avuto una malattia di quelle gravi e che adesso magari può anche essere che adesso questa persona non ci sia più. Quindi iniziamo già questa variante con molta delicatezza. Perché poi è vero che queste letture vanno prese come uno spunto di riflessione in maniera anche ludica. Però per chi segue questi canali e per chi da anni magari studia o interpreta le carte o prova a farlo quantomeno con sincerità, sa che non è un caso, ma la percentuale di storie che coincidono con le situazioni personali è molto alta. Quindi iniziamo con molta delicatezza a vedere cosa è successo, perché da questa carta e l'energia che emana, questa potrebbe anche esserci una persona che non c'è, o una persona che è morta, o una persona che ha una malattia talmente grave che veramente è in fin di vita, comunque sta lì esanime. E niente, proviamo a vedere perché, ripeto, è arrivata in maniera molto forte anche a me. Vedete, la prima carta è quella della speranza. Questa persona, che sia stato un compagno o un parente, nella sua sofferenza, insieme a voi e vicino a voi comunque, ha continuato a sperare. O ha sperato, due sono le possibilità, perché voi
avete dato a lei speranza, motivo di fede, o perché per affetto e per desiderio di restare in vostra presenza, comunque vicino a voi, anche nell'arco del tempo, ha sperato di poterlo fare e di avere del tempo per farlo, anche se poi sapeva già in cuor suo di dovervi salutare. E anche all'improvviso, guardate questa persona quasi sbigottita che sta a dire: vabbè, ma come, cosa, dove vai? E questa persona che però si appoggia ad un bastone con un sostegno e saluta in maniera serena e va via. La lontananza è confermata. È confermata da questo personaggio. Quindi io penso che se questa persona è stata male o sta male, e se non è, diciamo, passata a miglior vita. Comunque la situazione è pesante, molto pesante. C'è qualcuno al suo fianco, c'è stato qualcuno al suo fianco comunque che ha vegliato. Ha vegliato cercando di indicargli la via, di dargli sì, di dargli forza. Però tutti questi picche anche confermano il momento molto difficile. Quindi qui probabilmente c'è una situazione, ripeto, se non è una malattia, allora qui c'è, da quello che vedo, una dipendenza. È una dipendenza, allora, due sono le possibilità. Se non è la malattia di un genitore, di una persona adulta, potrebbe anche trattarsi della dipendenza di un figlio. Possiamo parlare di anoressia, bulimia, ma anche di una situazione di droga. Però qui, se vogliamo magari andare poi con un altro interattivo ad approfondire questa lettura specifica, tanto ne rimane memoria nei video, se qualcuno si ritrova in questa terza variante, io vi chiedo di contattarmi perché possiamo approfondirla anche in un video pubblico con delle altre, con varie varianti, in modo da dare possibilità a tutti di trovare la propria risposta. Vediamo il futuro, che cosa prevede. Ah sì. E niente, ragazzi, questa è una variante, non dico brutta perché non è brutta, è molto impegnativa. Impegnativa per me che la faccio e per voi che l'ascoltate. Io vi faccio vedere una cosa. Questa è un'anima in pena e non sta bene. Se non è accaduto, accadrà questo. Ci sarà la fine di una lotta, che può essere anche la fine della lotta con una malattia e con il malessere che ha. Sarà una resa pacifica, perché questa sarà semplicemente la normale evoluzione della situazione attuale. Cioè andrà così perché così deve andare. Questa resa. Vedete, c'è un unicorno che è un animale mitico, immaginario. Siamo come in un giardino, come nell'Eden. Avete presente anche la parabola, il racconto dove l'agnello a fianco del leone, tutti che vivono in pace nell'età dell'oro. Questa ragazza che sta cucendo, ricucendo, rimettendo assieme i pezzi. Di solito il bianco richiama sempre l'anima, anche il telo. Le persone che muoiono vengono coperte con un telo bianco. Probabilmente questa lotta porterà comunque diciamo, alla fine di una vita terrena e anche al sollievo di un'anima. E infatti l'ultima carta, un respiro di sollievo. È come se quest'anima, pacificandosi con se stessa e con il mondo e alleggerendosi del dolore che prova, delle difficoltà che vive, come se a quest'anima fosse concesso di cucire la sua nuova veste e di rinascere. Anche questo bambino, questa bambina vestita con un abito bianco, che torna, la conferma. Qui con gli occhi chiusi, e qui c'è l'angelo alle spalle che richiama un po' il nostro angelo custode, quantomeno la nostra anima, vedete, che toglie dagli occhi di questo bambino, di questa nuova nascita, la benda, il peso che li copriva. E all'inizio guardate i colori che si richiamano, soprattutto il blu. Questa persona con gli occhi chiusi e con la faccia molto sofferente.
Guardate i capelli, la forma, come si richiamano in realtà. Guardate questa posizione e questa posizione. L'anima che soffre, l'anima che si alleggerisce, è una nuova vita che nasce. Perché se vogliamo comunque seguire l'intuizione, la credenza, la speranza che si sperimentino più vite. Comunque ci sarà un ritorno, un passaggio, e quest'anima, se questa persona è morta o sta male, sappiate che rinascerà nel pieno della sua forza. È stata una vita difficile, ma è stata una grande vita a livello karmico. Questa persona ha bruciato tantissimo karma nell'esperienza di questa esistenza, e voi siete stati a fianco a questa persona, e confermo, qui non vedo tanto la relazione amorosa. Qui si tratta di un figlio, di un genitore, di un fratello, di una sorella maggiormente. Ciò non esclude che possa anche essere un compagno o una compagna che non sono stati bene, appunto. Ed ecco qua. Cosa ci vogliamo dire? Servono parole? Servo io ad interpretare questa lettura? E vi garantisco che i mazzetti io non li guardo prima di effettuare la lettura, e come detto già nel precedente video, in uno dei video precedenti, io non volto tutte le carte assieme per non lasciare che quella con maggiore energia vada a condizionare la mia interpretazione. Le leggo un po' per volta. Solitamente seguo e volto le carte dello stesso mazzetto. Qui ci sono 4-5 mazzetti differenti, ci hanno confermato tutti la stessa cosa. Morte e rinascita, dopo una vita molto pesante, molto difficile. Questa è una bellissima carta, oggi siamo anche in venerdì 13, tra l'altro, però vabbè. Perché la morte è un grande cambiamento, però poi pensate anche una cosa, si vivono più vite. Queste vite ci permettono di fare varie esperienze. Non in tutte le vite si fanno le stesse cose, anche se si ripresentano le stesse dinamiche fin quando non abbiamo imparato e metabolizzato la lezione, per passare alle dinamiche successive. Ma immaginate un'anima gravata da queste emozioni, che grazie all'intervento di quella che viene chiamata la grande consolatrice, che lo so che a chiacchiere il discorso può sembrare cinico, ma non è, che ha presto la possibilità di ricominciare così. Di ricominciare così. Di guardare al futuro, questa è una carta di vittoria, l'avventura, di ricominciare l'avventura, il cammino. Quindi direi che questa è stata la lettura più, non difficile, ma sicuramente pesante, però da un certo punto di vista, a livello spirituale, anche la più bella. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per i commenti che vorrete lasciare. Mi piacerebbe veramente tanto, soprattutto su questa terza variante, se chi ha sentito risuonare questa storia con il suo contesto e la sua vita mi facesse sapere. E se ha desiderio di approfondire ancora di più, poi magari lo faremo in interattivo su ciò che qualcuno che oramai ci ha abbandonato in questa vita terrena ci vuol dire. E io sono pronta per un interattivo di approfondimento. Vi ringrazio e vi ricordo di iscrivervi al canale se lo desiderate. Vi saluto e ci sentiamo presto.